Qual è la prima riforma che gli italiani vorrebbero vedere approvata? Non è il piano lavoro e nemmeno la riduzione delle tasse, ci ha rivelato ieri sera il sondaggio di Pagnoncelli per Ballarò, ma una riforma che non è neanche nell'agenda della politica, il taglio degli stipendi dei parlamentari. Naturalmente nessun italiano si aspetta che la sua vita cambi con il taglio della paga dell'onorevole, ma è evidente che ormai risulta insopportabile per i cittadini sapere che chi chiede pesanti sacrifici al paese si tiene stretti i suoi 14.000 euro al mese, una cifra che è 11 volte maggiore dello stipendio medio di un impiegato. Forse Renzi e Letta farebbero bene a inserire questa piccola ma importante riforma nella loro lista. Se i parlamentari si dimezzassero lo stipendio e fossero le Camere a pagare direttamente il segretario, l'albergo e il ristorante entro i limiti attuali, si capisce, darebbero un grande esempio di austerità e disarmerebbero chi specula con cinismo populista sui privilegi della casta. È una questione reale. Chi finge di non capirlo sappia che prima o poi gli verrà chiesto di pagare il conto e sarà salato.